veloce, più veloce. Ce l'abbiamo fatta! È un'altra avventura. È cominciata. Sta iniziando. Sì. No, non è finita. È un'altra avventura, è finita. No, siamo appena atterrati a Copenhagen, Danimarca, e ovviamente non riesco a mettere a fuoco camminando, ma vi assicuro che è un normalissimo aeroporto, messa a fuoco manuale, vai. Là. C'è un po' di biglietti? Sì. È solo che non so come si chiama la stazione. Adesso lo scopriremo. Stazione centrale. Come si traduce stazione centrale in danese? Ma arrivati. Siamo appena atterrati, come penso di aver già detto in un mini video precedente. Siamo appena arrivati in terra danese. Questo è l'aeroporto barra stazione barra metro barra un sacco di altre cose. Stiamo andando a prendere il treno. Ah, bello orologio, proprio anche lo stile mi piace, tutto metallico. Abbiamo appena fatto i biglietti del treno, e che durano esattamente fino alle 3:30, sono le 2:30, però dobbiamo cercare la stazione prima. Questo ostello è lungo 1,5 km, riuscite a vedere il fondo? Siamo nella stanza numero 422. Ciao! Guardate che bello! Siamo come sempre in un ostello. Avevamo prenotato, mi sembra, una stanza a 10 letti, e invece ci sono 2 letti disfatti, quindi vuol dire che nessuno arriverà per stanotte. E i nostri pronti! Guarda che bello! Poi c'è una panchettina appena appena qua sotto il calorifero. E questo è il fuori, sono esattamente le 4 del pomeriggio, perché siamo entrati proprio allo scoccare dell'ora. E biciclette ovunque. Sono le 4:15, 4:20, comunque è buio, adesso non rende questa macchina, ma vi assicuro che è buio. Facciamo vedere anche il bagno. Passaporte. Vai. Wow, che bello! Che fa la doccia? Fa venire voglia di farsi la doccia subito. Comunque no, niente doccia. Non mi sono ancora, penso, inquadrata oggi, in tutto il giorno. Lo farò adesso. Lo farò adesso. Quindi allora, che te ne pensi? Per il momento siamo assolutamente soddisfatti. Adesso dobbiamo provare ancora con i materassi. Stanotte è successo che io ero un po' tesa per il viaggio e tutto, quindi ho dormito tipo 2 ore, 2 ore e mezzo a dir tanto, dalle 2 alle 5 a spezzoni, perché siamo partiti alle 5, alle 6 del mattino siamo partiti. E quindi niente, io sono stanchissimissimissimissimissima, si vede la punta della torre dei Tivoli Garden. Che i giardini di Tivoli sono il parco dai, divertimenti. Divertimenti. È la Mirabilandia. È la Mirabilandia più antica d'Europa. E niente, si vede, è proprio lì a un passo. Abbiamo la stazione veramente a tipo 300 metri, quindi ci si arriva in un attimo. E domani andremo a fare il giro di Copenhagen. Abbiamo già comprato una cartolina solo per farci dare il resto, perché
C'hanno delle monete col buco qui che volevamo solo io, volevo assolutamente vedere. Passami una moneta col buco, per favore. No, quella? Butta. Tieni intanto 20 corone. Queste sono 20 corone, sono piuttosto banali. Valgono circa 20 centesimi di pound, quindi sui 25 centesimi di euro. Moneta col buco? Dov'è? In mezzo ai tuoi capelli. Dove? Qua. Abbiamo perso la moneta col buco. Aspetta che ve la faccio vedere più da vicino. E queste sono due corone, giusto? O sì, no? Sì, sì. Due. Bellissimo, ho visto un sacco di gente che ci fa i braccialetti, ci passa tipo il filo, lo fa uscire da qui e ci fa un nodino. Farò qualcosa di simile anch'io perché sono troppo belle queste monete. Buonanotte. Qualcuno qua si è già accomodato. Sì, comunque no, stasera si esce. Sì, sì, si va a ballare stasera. Ci abbiamo un nightclub sotto casa. Sì, non uno, ci abbiamo ben tre nightclub sotto casa. Con le donne proprio strip nude, c'è scritto. Integral nude. Integral nude, quindi io dormo e tu vai a vedere lo strip. Dipende quanto costa. Di sicuro con una moneta col buco non ci fai molto. Non vedi l'altro buco. Tesoro, scusa. Non diciamo volgarità. Oh Gesù. Bon, ci riposiamo un po', è l'unica cosa da fare adesso. Eccoci qua a vedere la famosa sirenetta di Copenaghen. No, e questo invece è di Andersen, non è di... E questo invece è il sirenetto. Guarda che pinna che ho. Dov'è la pinna? C'è due pinnoni qua. Andiamo, c'è un casino di gente come al solito, di cui tipo penso il 90% siano italiani e il resto cinesi. No. Comunque, che giornata abbiamo preso? Oh, guardate, è bellissimo, c'è il cielo azzurrissimo. Ma alla fine non mi ricordo come finiva la sirenetta, che lei tornava sirenetta o si sposava il principe Dipende, Valle Gamba? No, nelle storie quelle di Andersen mi sa che non finiva bene. Uh-huh. Tipo diventava spuma di mare, da quel che mi ricordo. E vedi, sono italiani, mo perché sta a piangere? Ecco il cambio della guardia. Sono giovani, c'erano 20 anni. Ciao ragazzi, c'è un po' di vento, spero che mi sentiate. Siamo nella caratteristica via di Nihavn, così almeno è scritta. Forse è la via più famosa di Copenaghen. Sì, penso sia la più famosa. Ed è quella tutta colorata con le barche. Qui c'è il canale. Fai vedere che c'è proprio gli scritti di Nihavn. E qui ci sono tutte le casette colorate che si vedono di solito nelle cartoline. Vediamo se da là riusciamo a fare una bella migliore visione. Comunque, spero che appunto ci si senta e ci si veda perché c'è tanto vento. Stiamo facendo un giro, abbiamo appena visto il cambio della guardia, bellissimo. Le giubbe nere, non sono rosse. E dei bei pantaloni azzurri. Altezza minima 1,90 m. Adesso ci prenderemo un polser, o un che si dica tipo polser, che sono gli hot dog tipici in questi baracchini. 1 euro uguale 6 corone, no card, vedi, ci informa gentilmente. Noi ci sediamo poi dopo, eh? Aspetta che vi faccio vedere meglio il canale da questa prospettiva. Ecco, molto meglio, molto bello, veramente bello, pittoresca.
però siamo un po' affamati adesso. Boh, bellissima, veniteci, perché se poi avete la fortuna di trovare una giornata così è... Così, così, sì. È il massimo, molto colorata, molto bella. Andiamo a mangiare i polsen, boh. Prendiamo qualcosa da mangiare. Gnam gnam, abbiamo preso il Pols, il famoso Pols. Cosa tipo, lo dog tipico loro. Con cipolla fresca, cipolla fritta e anche io ci ho messo i pickle, anche i cetriolini. Bon, buon appetito! Siamo da Tiger, che è probabilmente il Tiger più grande che si sia visto recentemente, giusto? Quanto è grande sto Tiger? 3 piani. Confermo, è un Tiger gigante. Eh sì, abbiamo fatto qualche acquisto. Giusto 4 cose. Solo cose natalizie. Solo cose natalizie, rigorosamente solo cose natalizie. E questa è la meraviglia di Tiger, c'è un secondo piano lì, il terzo piano lì e poi degli altri gradini che scendono di sotto. Andiamo a mangiare? Sì, andiamo a mangiare, va. Andiamo a mangiare il cinese. Guarda, vendono persino la Gioconda. Pensavo fosse vera. No. Invece l'hanno portata qua. È qua. Siamo nella strada principale dello shopping di Copenhagen. Stanotte non piove, per cui... Ieri pioveva, per chi se lo fosse perso, ovvero tutti, perché non abbiamo fatto un vlog ieri. La cosa interessante qual è? Le bancarelle. No, che ieri sera pioveva e noi eravamo gli unici con l'ombrello. Sì, è vero, nessuno usa l'ombrello. Danesi proprio, capelli biondi al vento, fradici. Camminavano, parlavano, andavano in bici, si prendevano tutta l'acqua senza ombrello. Non è freddissimo, si e noi sta proprio, bene. E noi proprio, capito? Però la medicina! Noi sì che c'è, proprio c'era un vento. Abbiamo anche... Siamo perduti! Hai finito? Scusa. Adesso stiamo facendo un giro per negozi. Poi andiamo a mangiare. Siamo stati da Tiger, abbiamo fatto un po' di spesa. C'ho la busta. Il camera farà il mini haul. Sì, no, lo facciamo poi a parte l'haul. Sono 4 cose. Ma non abbiamo ancora comprato niente, domani. Comunque. Stiamo facendo una passeggiata su questa via che è la più lunga d'Europa per lo shopping. È tipo 2 chilometri, non lo so. Il negozio di Natale ha chiuso, domani ci dobbiamo venire. È bellissimo. Domani dobbiamo venire qua dentro e svaligiarlo. Le candele dell'avvento che si consumano man mano. Oh, che bello, bellissimo. Perché qui a Copenaghen, nel caso non si fosse notato, è già Natale, è Natale ovunque.